Allora, l'ultima volta abbiamo visto sia il teorema di Weierstrass che il teorema degli zeri sui corollari. In particolare, supponiamo di avere una funzione f definita su un intervallo AB a valori in R continua. Allora, f di AB è un intervallo. Chiuso. Abbiamo un intervallo chiuso in partenza. Questo perché la dimostrazione è banale a questo punto, perché io chiamo C il minimo di f di x per x appartenente ad AB. Perché so che esiste questo minimo? Perché è chiuso. Insieme è compatto, la funzione è continua, teorema di Weierstrass. E chiamo D il massimo di f di x, x appartenente ad AB. Quindi questi sicuramente sono due punti appartenenti all'immagine. Non solo, sono anche il massimo e il minimo dell'immagine. Per costruzione. Ma a questo punto noi sappiamo, diciamo che questo è f di x1, questo è f di x2, sicuramente esistono dei punti in cui vengono raggiunti il massimo e il minimo. Se io adesso prendo lambda compreso tra c e d, per il corollario del teorema degli zeri esiste x appartenente ad AB veramente a x1, x2 che è contenuto in AB, tale che f di x sia uguale all'altro. Ho ipotizzato x1 minore di x2 ovviamente per, diciamo, se fosse il contrario non ci sarebbe problema, dovrei soltanto scrivere che x è compreso da x2 e x1, la stessa cosa. Sarebbe a dire, faccio una figura così si capisce meglio, allora qui c'è AB. Allora, supponiamo che chi è C? C è questo valore qua. Chi è D? D è questo valore qua. Come vedete, se la funzione è continua, non solo c'è il massimo e il minimo della funzione, il valore della funzione sull'intervallo, ma per il corollario del teorema degli zeri, facciamo un po' meno. Per corollare al teorema degli zeri, per ogni lambda intermedio esiste almeno un punto xi in cui f di xi è uguale a lambda. In realtà in questo caso per esempio ce ne saranno due. Chiaro? Quindi noi sappiamo che se la funzione è continua e definita su un intervallo chiuso, allora c'è il massimo, c'è il minimo, l'immagine intervallo chiuso, abbiamo parecchie informazioni da questo punto di vista. Adesso ci interessa un'altra cosa, ci interessa capire se una funzione del genere, noi prendiamo una funzione continua su intervallo chiuso, sappiamo già che l'immagine è intervallo chiuso, vorremmo sapere se questa funzione è invertibile e se l'immersa per caso è continua pure lei. Ok?
a tal proposito esiste, insomma, un risultato abbastanza semplice, però posizione sia f da a b a valori in R continuo sia CD uguale F di AB. Allora F da AB è invertibile se e solo se F è strettamente monotona. Adesso chiariamo cosa vuol dire strettamente monotona, perché l'abbiamo visto per le successioni, è intuitivo però. Inoltre se F è invertibile, allora F a meno 1, che stavolta andrà da CD su AB, è continua pure lei. Quindi, ritornando per esempio alla figura di prima, la funzione che avevo il cui grafico avevo disegnato qui tra, diciamo, definita su AB, era invertibile o no? No. Che monotona che significa? Che adesso abbiamo la definizione, ma comunque è intuitivo. Che sale sempre o che scende sempre. Okay. Allora, cominciamo da qui sia F definita su E a valori in R e contenuti in R e basta, non ce lo mettiamo queste cose. Allora F si dice monotona. Ci sono quattro tipi di monotonia: debolmente crescente, se e solo se per definizione, x minore di y implica, i punti sono presi sempre in e chiaramente, no? Implica f di x minore o uguale di f di y. F strettamente crescente, x minore di y, f di x. Scusate, minore stretto di f di y, no? Poi f debolmente decrescente se x minore di y implica f di x maggiore o uguale di f di y, no? F strettamente decrescente, se solo se x minore di y implica f di x maggiore di f di y. Scrivo qua che x e y sono sempre, ovviamente devono essere punti del dominio per poter fare questo discorso. Allora, vediamo se avete capito. Prendiamo la funzione
1 su x. Definita ovviamente per x diverso da 0. È monotona questa funzione? Sì o no? E nel caso sia monotona, di che tipo di monotonia stiamo parlando? Allora, uno sarebbe portato a dire che questa funzione è strettamente decrescente, ma non è così. Questa funzione, così come l'ho, per la definizione che ho dato, non è monotono, perché il problema è se mi metto su, per esempio, se prendo due x un x da una y negativa, allora effettivamente la funzione decresce. Se prendo una x e una y positiva, effettivamente la funzione decresce. Ma se prendo x negativo e y positivo, la funzione cresce. Ovviamente questo deve succedere per ogni x e y appartenenti a y tali che x sia meno di y. E quindi questa non è monotona, è localmente, nel senso, per esempio, prendiamo anche soltanto le x positive. Quindi se io adesso prendo la funzione 1 su x definita per x maggiore di 0, questa sì è monotona, in questo caso strettamente decrescente. Ok, nel nostro caso diciamo quello che consente alla funzione di non essere monotona è il fatto che l'insieme di definizione non era commesso, cioè c'era un punto che non, perché qua la funzione scendeva, poi saliva più, diciamo, saliva e ripartiva come se fosse ripartita da più infinito. Quindi questo problema nella fattispecie di questo teorema non c'è, perché la funzione è definita su un intervallo. È un intervallo. Ecco. Però, giusto per chiarire la definizione, no? Io nella definizione ci ho messo soltanto che ogni volta che x è minore di y sta in E, f di x per esempio deve essere minore o uguale di f di y, se voglio la crescenza debole, diciamo minore di f di y, se voglio la stretta crescenza, e così via. Ok. Va bene, allora abbiamo tutto, possiamo partire con la dimostrazione. Vediamo un po'. Io so la dimostrazione, cominciamo a dimostrare che se è strettamente monotona è invertibile. Strettamente monotona, per esempio, diciamo HP F è strettamente crescente. Allora, innanzitutto cosa ottengo? Cominciamo a dimostrare prima la doppia freccia qui. Questo poi lo dimostriamo dopo. Allora, devo dimostrare che la funzione è invertibile. Questo è banale, perché? Innanzitutto f è suiettiva. F è suiettiva per costruzione, perché CD è l'immagine di F. Possiamo osservare non ci serve per questa cosa, ma insomma, possiamo osservare che F di A in questo caso è uguale a C e che F di B è uguale a D, perché se la funzione è strettamente crescente, ebbè f di a è minore di f di x quando x è maggiore di a. Basta che qua metto a e qua metto x. Quindi f di a è minore di f di x. E quindi f di a è il minimo. Ma il minimo chi era? Era c. Nell'immagine il minimo è stato chiamato c.
e quindi f di a uguale a c. Quindi se la funzione sta crescendo, il minimo lo assume sul primo estremo. Ovviamente il massimo lo assume sul secondo estremo. F è iniettiva. F iniettiva è precisamente iniettiva, che significa x diverso da y implica f di x diverso da f di y. Ma se x è diverso da y, uno dei due sarà più piccolo. Supponiamo che sia x. X minore di y, quindi posso sempre a sinistra scrivere x minore di y. Mi interesserebbe sapere soltanto che f di x sia diverso da f di y. Qui addirittura c'ho di più, cioè che f di x è minore di f di y. Quindi se la funzione è strettamente monotona, allora sicuramente è una funzione iniettiva. Allora, la funzione suiettiva, la funzione iniettiva, la funzione invertita. Chiaro? Noi dovevamo dimostrare che la funzione era invertita. Il viceversa è un po' più difficile, però non è una cosa complicata. Stavolta dobbiamo supporre che la funzione sia invertibile, e allora però sappiamo anche che è continua. Allora dobbiamo dimostrare che è strettamente monotona. Supponiamo quindi, dobbiamo dimostrare la freccia che va da sinistra verso destra. Supponiamo che f sia continua e invertibile. Allora, vogliamo dimostrare che la funzione è strettamente monotona. La dimostrazione procede per assurdo, ok? Quindi noi dobbiamo, allora, la funzione come può essere strettamente monotona? O è strettamente monotona crescente, o è strettamente monotona. Quindi noi dobbiamo negare il fatto che sia, diciamo, sia che sia strettamente monotona. Quindi per non essere strettamente monotona non deve essere né strettamente monotona crescente, né strettamente monotona decrescente. Allora, negare questo fatto come si fa? Diciamo, esistono x con 1 minore di x con 2 compresi tra A e B, tali che f di x con 1 è, dobbiamo negare che sia minore di f di x con 2, quindi deve essere maggiore o uguale di f di x con 2. Poi esistono x con 3 minore di x con 4 compresi tra A e B, tali che f di x con 3 è minore o uguale a f di x con 4. Quindi noi sappiamo solo che nel nostro intervallo
ci sono, c'è una coppia di punti tra i quali il valore della funzione cresce, x con 3, x con 4, e un'altra coppia di punti tra i quali il valore della funzione decresce. Non sappiamo dove stanno messi questi punti, possono essere messi prima gli uni, poi gli altri, a cavallo. È chiaro? Noi diciamo, quindi dimostriamo per assurdo che F è strettamente monotono. Allora, abbiamo innanzitutto abbiamo proceduto a negare la conclusione, la tesi. Neghiamo la tesi e ci troviamo con quattro punti. Ora, chiaramente, siccome la funzione è invertibile, queste relazioni le chiamiamo asterisco. Poiché F è invertibile, nelle relazioni asterisco l'uguaglianza non vale. Allora, se qua fosse l'uguale, che vorrebbe dire che in x con 1 e x con 2 la funzione aveva lo stesso valore. Ma allora se una funzione che in due punti diversi ha lo stesso valore, non è invertibile. Non sarebbe inie? Quindi siamo partiti da questa situazione qua. Adesso qui ci possiamo cancellare l'uguale. Quindi è esattamente la situazione che io ho disegnato in figura, cioè tra due punti la funzione cresce strettamente e tra gli altri due punti la funzione decresce strettamente. Adesso noi a ragionare con questa quaterna di punti facciamo un po' fatica, nel senso che vogliamo ridurli a una terna. A una terna fatta come? Ecco, per esempio nel caso della figura io elimino x con 4 oppure x con 1. Per esempio, eliminiamo x con 1. Allora mi trovo 3 punti. Cosa fa il valore della funzione? Prima cresce e poi decresce. Non è proprio sicuro che ci sia questo tipo di comportamento, perché se le quaterne fossero state messe al contrario, allora il valore della funzione prima decresceva e poi cresceva. Anche se le quaterne fossero state messe incrociate, cioè per esempio questo era x con 3 e x con 4 e questo era x con 1 e x con 2. Vedete qua, comunque la funzione, se questo valore è minore di questo, allora la funzione prima cresce e poi tra x con 3, tra x con 1 e x con 2 prima decresce e poi cresce. Viceversa, se questo valore era maggiore del valore di x con 3, allora la funzione prima cresceva e poi tra x con 1 e x con 4 per forza decresceva. Quindi io posso dire che esiste sempre una terna, esiste sempre e questo anche, insomma, se fate tutti i casi possibili, ve li potete contare quanti sono i casi possibili, no? Sono pochi. Da quanto detto sopra, scritto sopra, segue che esiste una terna
allarghiamo T1, T2 e T3 per non, affinché non pensiate che siano esattamente quei punti prima, sono gli stessi punti di prima, sono tre di quei quattro punti, però sono rinominati, no? Quindi T1 maggiore o uguale di A minore di T2 minore di T3 minore o uguale di B, tale che F di T1 sia minore di F di T2 e poi tale che F di T2 sia maggiore di F di T3. Veramente dovrei scrivere oppure F di T1 è maggiore di F di T2 e F di T2 è minore di F. Quindi, o prima sale e poi scende il valore della funzione, oppure prima scende e poi sale. Adesso, cosa posso dire? Posso dire che esiste lambda tale che f di t1 è minore di lambda minore di f di t2 e tale che f di t3 è minore di lambda è minore di f di t2. Allora faccio la figura, si capisce bene. Allora, qui c'è A, ci sono A e B, qua c'è T1 T2, T3. È chiaro che i due casi sono analoghi, quindi basta svilupparne solo uno. Allora, nel primo caso, che cosa succede? Che la funzione prima sale, il valore della funzione, e poi scende. Quindi, qua c'è F di T1, poi qua c'è F di T2 che è più grande, e poi qua c'è F di T3 che è di nuovo più piccolo. Tra questi due non sappiamo qual è più grande, nel caso della figura è più grande F di T3. Tuttavia, adesso io dove lo prendo lambda? Lambda lo prendo per esempio qua. Lo prendo, cioè, minore di F di T2 e maggiore del massimo tra questi due, tanto sono tutti e due più piccoli di F di T2, il massimo sarà più piccolo di F di T2. Quindi in maniera tale che questo qui è compreso sia in questo intervallo sia in questo intervallo. Allora che succede? La funzione prima saliva, no? Saliva tra questi due punti, non è che saliva sempre, poteva per esempio, teoricamente poteva fare così, poi scendeva, cioè insomma doveva stare da questo valore a questo valore. Quindi che cosa succedeva? Che per il corollario otteneva degli zeri, quando il valore passa da f di t1 a f di t2, da qualche parte la funzione deve valere là. Non può saltare il valore là. Salendo, a un certo punto deve valere là. E quando ripassa da f di t2 a f di t3, la stessa cosa. Deve passare per forza un'altra volta per là. Quindi esiste, utilizzando il fatto che la funzione è continua e il corollario del teorema degli zeri, esiste x1 compreso tra t1 e t2 e x2 compreso tra t2 e t3 tali che f di x1 è uguale a f di x2 uguale lambda. E questo è assurdo, perché la funzione era stata ipotizzata in verità. Allora, la funzione invertibile non può prendere lo stesso valore due volte. Da dove è nato l'assurdo? Dall'aver ipotizzato che la funzione non fosse strettamente uguale. Quindi, io dico, ho una funzione continua però, è importante. Poi vediamo, dopo la fine della dimostrazione, perché c'è ancora un altro pezzo da dimostrare, vediamo che se la funzione non è continua, la funzione non è necessaria che sia invertibile per essere monotona. Allora,
Io sto dicendo, prendo una funzione continua, suppongo che sia invertibile, continua su intervallo. Allora questa deve essere per forza strettamente monotona. Come ho fatto a dimostrarlo? Ho detto, se non fosse strettamente monotona, ci sarebbe due punti dove la funzione sale, poi ci sarebbe un'altra coppia di punti dove la funzione scende. Mettendoli insieme, supponendo che i punti quelli là stiano un po' più a sinistra, allora la funzione prima sale e poi scende. Se fate tutte le altre combinazioni possibili, trovate sempre una terna dove la funzione prima sale e poi scende, oppure prima scende e poi sale. A questo punto, se la funzione prima sale e poi scende, per qualche valore passa necessariamente due volte. E questo è assurdo. Da dove è nato l'assurdo? Dall'aver ipotizzato che la funzione non fosse strettamente mono. Adesso che ci rimane da dimostrare? Mi scrivo qua, metto la lavagna con l'enunciato. Ci rimane da dimostrare, quindi abbiamo visto che le uniche funzioni continue e invertibili tra due intervalli sono quelle strettamente monotone. È chiaro? Adesso vogliamo vedere che l'immersa, adesso facciamo l'immersa. Quindi sappiamo che la funzione è strettamente monotona. Facciamo l'immersa. Vogliamo vedere che anche l'immersa è continua. Quindi sia ora F da a B su CD continua e invertita. Mostriamo che F-1 è continua. Allora, F-1 dov'è definito? F alla meno 1. Sì. Tra CD. Su CD. Ora, CD è un intervallo, quindi tutti i suoi punti sono di accumulazione. Quindi, cosa dobbiamo dimostrare? Dobbiamo dimostrare che il limite per y che tende a y0 di f-1 di y è uguale a f-1 di y0, e questo per ogni y0 appartenente. Allora, per fissare le idee, F la prendiamo strettamente monotona, crescente. Quella sapevamo già prima, abbiamo dimostrato che è strettamente monotona. Adesso, per essere strettamente monotona, o è strettamente monotona crescente, o è strettamente monotona decrescente. Noi dimostriamo il teorema in questo caso, l'altro caso è del tutto analogo. Quindi anche F a meno 1 è strettamente monotona crescente.
Diciamo, questo non l'hai dimostrato, no? È una cosa banale. Adesso io qua posso invertire. Allora, questi sono i punti dell'immagine e queste sono le lava contro. Allora, che cosa c'è scritto? Che, diciamo, vabbè, c'era questa implicazione, ma se io posso invertire, vale se solo sì. Ok. Perché io prima faccio le controimmagini, poi applico la monotonia, la crescenza ai punti delle controimmagini. Prendete f di x, prendete f di y, applicate f a meno 1. Allora, sono x e y. Può essere x maggiore o uguale di y? Uguale a y? No. Perché la funzione sia f che f a meno 1 sono invertiti. Può essere x maggiore di y? Se fosse x maggiore di y, qua insomma ci potete mettere se solo se in partenza e quindi invertendo. Chiaro? Se fosse x maggiore di y, vorrebbe dire che y è minore di x e quindi f di y è minore di f di x. Scusate, qua ho sbagliato a prendere la riga. Ma no, strettamente è crescente e questa riga qua. Ok? Lo vedete anche, quindi qua in realtà nella definizione ci posso mettere se e solo se. Non è che implica soltanto se e solo se. Perché se fosse il contrario, varrebbe la disuguaglianza contraria. Quindi proprio per il fatto che è invertibile possiamo dire che x non può essere uguale a y. Ma se diciamo in realtà quella la funzione è strettamente monotona, è invertibile sempre perché è iniettiva. Se supponi che sia anche suriettiva, come nel caso di specie, allora è invertibile per forza. Ok, dal punto di vista grafico, guardate. Allora, com'è fatta una funzione strettamente monotona? Per esempio così. Ok? Allora, qua ci sono A e B, qua ci sono C e D. Se io la inverto, come sarà l'immersa? L'immersa, il grafico dell'immersa sarà fatto così. Ricordate come si doveva fare? Bisognava prendere questo, girarlo e guardarlo dall'altra parte. Vedete? Crescente, l'immersa di una funzione crescente è? L'immersa di una funzione decrescente è decrescente. Quindi passando da una funzione alla propria immersa. Quindi è ancora strettamente crescente. Strettamente, cioè. Se non fosse strettamente crescente, se ci fosse un pezzo piatto, e qua ci deve essere un pezzo dritto. Cioè, se c'è un pezzo orizzontale qua, in questo grafico c'è un pezzo verticale, non è possibile. Dal punto di vista algebrico, guarda, se è strettamente crescente, x minore di y, se solo se f di x minore di f di y, se solo se. Quindi qua li chiami con un altro nome, chiama questo. Qua era meglio scrivere x con 1 minore di x con 2, se solo se f di x con 1 è minore di f di x con 2. Allora chiamare questi y1 e y2, y1 minore di y2, se solo se f a meno 1 di y1 è minore di f a meno 1 di y2. È chiaro che le due cose sono equivalenti, sia da, è chiaro sia da un punto di vista grafico, sia da un punto di vista algebrico. Allora, ritorniamo un attimo al punto di partenza. Io devo dimostrare questa relazione per dimostrare la continuità e ho semplicemente osservato, dico, questa è monotona, supponiamo che sia monotona crescente, allora la la f a meno 1, scusate, la funzione immersa è ancora monotona crescente. Adesso, per comodità,
per comodità suppongo y0 strettamente maggiore di c e strettamente minore. Oh, il ragionamento che sto facendo, che sto per fare, si organizza a sinistra e a destra di y0, si organizza in due parti, una parte del ragionamento viene fatta a sinistra di y0, una parte del ragionamento viene fatta a destra di y0. Se y0 è c oppure d, il ragionamento viene fatto da una sola parte, vale lo stesso perché diciamo in quel caso dovrò solo confrontare con quello della funzione nel punto, ve lo lascio per esercizio, non è difficile. Però allora adesso cosa posso dire? Io adesso faccio il limite per y che tende a y0 da sinistra di f a meno 1 di y. Ho una definizione formale di questo, non l'abbiamo mai data, che, però che cosa significa? Questo limite in realtà, adesso mostreremo che esiste, lo chiamiamo L1. La funzione f a meno 1, ricordatevi, è strettamente crescente. Questo qua, limite per y che tende a y0 da sinistra di g di y uguale a L, se solo se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0, tale che se x è compreso tra y0 meno delta e y0, allora g di y meno L è minore di epsilon. Questa è la definizione. Che significa? Semplicemente che nella definizione di limite dovete far avvicinare il punto al punto di accumulazione dalla parte sinistra. Quindi qua prima c'era y compreso da y0 meno delta e y0 più delta y diverso da y0. Qua lo metto una parte sola e non c'ho bisogno di scrivere diverso da y0 perché è minore di y0, quindi è diverso da y0. Stiamo all'interno dell'intervallo, quindi posso ben evitare di dire y appartiene a te, perché sicuramente se delta è abbastanza piccolo, quell'intervallino è contenuto in me. Naturalmente se lo voglio fare dalla parte destra, se il limite lo voglio fare dalla parte destra, mi basta scrivere la definizione y compreso tra y0 e y0 più delta. Cioè in questo caso significa che io faccio avvicinare la y a y0 non da tutte e due le parti ma solo dalla parte destra, per dimostrare che così non dobbiamo vedere che i limiti sono da destra a sinistra. Esattamente, per dimostrare che allora quando è che esisterà il limite della funzione, è un banale esercizio, quando il limite destro e il limite sinistro sono uguali, non solo esistono, quindi dobbiamo dimostrare prima che i limiti destro e sinistro esistono, ma poi dobbiamo anche dimostrare che sono uguale. Ah, allora intanto io dico che quando prendo la funzione f meno 1 questi limiti esistono. Questi limiti a chi sono uguali? Sono uguali per la precisione all'estremo superiore tra c e y0 di f meno 1 y, e questo è estremo inferiore di f a meno 1 di y tra c e y. Adesso questo richiede un'altra, oh guardate, cercate un attimo di seguire, è vero che diciamo in questo modo la dimostrazione è un po' sbrodolata perché ogni cosa me la devo andare a vedere, andare a definire, eccetera. Però è anche vero che io preferisco fare così, è una scelta, in quanto
basta andare con la dovuta lentezza, nel senso che per quando la dimostrazione si sia sbrodolata, tu vedi perché ti serve una certa cosa. Se io mi metto lemma, faccio un lemma, due lemmi, tre lemmi, poi diciamo sembra più facile, ma alla fine secondo me non lo è. Però richiede un minimo di attenzione la cosa per funzionare, se no non funziona. Adesso prendete, allora qui c'avete CD, e avete una funzione monotona, strettamente monotona. Ok? Adesso nel punto Y0 prendete, fissate un punto Y0. Non sappiamo per adesso che la se la funzione è continua o meno, che è esattamente il caso della F-1. F sappiamo che è continua, F-1 non lo sappiamo, dobbiamo dimostrare che è continua, giusto? Allora, però prendiamo una funzione monotona. Allora, lo vedete, la funzione sta salendo, ma poi non solo sta salendo, ma non può superare qualunque valore della funzione che io prendo a destra di y0. Per esempio f di d lo può superare, questi valori qua lo possono superare? No, perché qua sto a sinistra di y0, in verità non può superare già f di y0, f di y0 deve essere un valore più alto di tutti, scusate, chiamiamola g, che poi è g di y, qua chiamo y, mentre nomi al contrario, perché poi g sarà f a meno 1, no? Perciò non la voglio chiamare f, perché sennò confondete f con f a meno 1. Prendiamo una funzione g strettamente monotona su un intervallo c. Allora io dico, prendete un punto y0, allora la g prima di y0 sta salendo. Allora, sta salendo, ma non può superare il valore y0, g di y0. Per quale motivo? Perché se prendo una y a sinistra, essendo la funzione strettamente monotona, g di y è minore o uguale, è minore stretto di g di y0. Quindi sale, ma non può superare g di y0. Adesso che vuol dire? Se io questi valori li prendessi in una successione, quando ho detto rimarrebbe vero, quindi g di yn sarebbe strettamente crescente, se io la successione la faccio crescere verso y0, g di yn, quindi avete una successione yn che cresce a y0, g di yn cresce e g di yn è minore qua di g di y0, anzi minore stretto, però niente. Che cos'è questa? Una successione monotona e limite è limitata. Quindi tutte queste successioni hanno limite. Non solo, non è difficile vedere che tutte queste successioni hanno lo stesso limite. No, tendono tutte a questo valore qua. Nel caso della, metteteci g oppure metteteci f a meno 1, tendono tutte a questo valore qua, all'estremo superiore fatto a sinistra. Cioè questo limite potrebbe anche essere, facciamo conto 7, questo valore del punto potrebbe essere 8 e il limite dall'altra parte potrebbe essere 9, cioè ci può stare, insomma. L'unica cosa che può succedere qui è avere una discontinuità a salto, il limite da sinistra fa una cosa, il limite da destra fa un'altra cosa e il valore al punto fa qualunque cosa gli pare intermedio. Ok? Quindi tutte queste qui convergono verso quello che abbiamo chiamato L1. L1 chi è? È l'estremo superiore tra C e Y0 di G di Y. Io questo non l'ho, in verità non l'ho dimostrato, non ve l'ho chiarito bene, vi do una traccia del perché questi limiti sono tutti uguali. Perché se io faccio, prendete una successione
yn e prendetene un altro, e questi valori si avvicinano a y0, quindi yn può essere più grande di quell'altro di a parole si rischia di incepparsi. Comunque, quello che voglio dire, fissate qua un yn, prendete, e voi sapete che g di yn è abbastanza vicino a questo LU. Adesso prendete un'altra successione, chiamatela t con n. T con n pure tende a y0. Adesso qui avete fissato n, ci sarà un altro indice t con i, per cui t con n, t con i, scusate, sarà compreso tra yn e y0. Allora, siccome la funzione è crescente, g di t con i, come sarà? Maggiore di g di yn sarà maggiore di g di yn. Questo cosa prova? Prova che il limite della, di g di t con n è maggiore o uguale di g di yn. Potete invertire il ragionamento. Il limite di g di yn è maggiore o uguale di g di, del limite di g di t con n, e quindi in realtà i limiti sono sempre uguali. Nel momento, diciamo, g di yn lo potevamo prendere compreso tra il suo limite L1 e L1 meno y. Allora, a quel punto, quando t con i diventa maggiore di yn, g di t con i sarà maggiore di g di yn, quindi sarà maggiore di L1 meno y. Siccome y è arbitrario, sa il limite, passo al limite su g di t con n, e so che questo limite è maggiore di L1 meno y, siccome y è arbitrario è maggiore o uguale di L1 e viceversa, quindi in realtà tutti questi limiti sono uguali, in realtà sono tutti uguali a questa quantità. Diciamo che questo, siccome ve l'ho spiegato a parole, pure ve lo chiederò a parole, non mi massacrerò su questo punto. Quindi la funzione monotona crescente potrebbe avere soltanto una discontinuità a salto. Il salto ovviamente deve essere per forza positivo. Se c'è, se vale uguale non c'è salto, se vale minore c'è salto. Il salto deve essere necessariamente positivo perché la funzione sta crescendo. Se il salto fosse negativo, allora di qua avrebbe valori minori di quelli che assumo a sinistra, è chiaro? Oh. Allora, quindi mi serve un altro paio di righe, cancelliamo sopra. Supponiamo per assurdo che L1 sia minore di L2. Quindi supponiamo che ci sia questo salto. Allora, prendiamo x appartenente all'intervallo L1 e L2 meno f meno 1 di y0. Allora x non appartiene all'immagine di CD. Allora x è compreso tra A e B e questo. Allora, sto dicendo, vi faccio qui la figura un po' più grande così si capisce.
Sto dicendo, stavolta ci metto f meno 1 perché voglio considerare proprio la funzione f meno 1. Allora, questo è c, questo è d, questo è a e questo è d. Allora, questo è l'asse y, questo è l'asse x. Non ho cambiato i nomi alle variabili, ho semplicemente girato quello che è il grafico di prima. Se fossimo in questa situazione qui, allora guardate un attimo. Il limite da sinistra ho detto lo chiamo L1, il limite da destra lo chiamo L2. Se questi limiti sono diversi, qua c'è un intervallino, non si chiude. In questo intervallino, tutto al più, chi ci può stare? F a meno 1 di Y0, perché i limiti erano fatti nel punto Y0. L'unico valore che può essere colpito dalla funzione F, la funzione F a meno 1. Vedete, tutti gli arcieri prima di Y0 dove sparano? Sparano meno di L1. Sparano meno di L1. Tutti i punti che stanno a destra di Y0 hanno dei valori maggiori di L2, maggiori o uguali di L2. E qua in mezzo, qual è l'unico valore che io posso avere? L'unico valore che posso avere è F a meno di Y0, perché quello è l'unico punto che era fuori dei giochi. E beh, ma un valore solo non è sufficiente per coprire un intervallino. Quindi qua mi rimane, questo è un intervallino aperto, anche se ci dai un punto, rimangono tanti altri punti. Questi altri punti non appartengono all'immagine della funzione. E che vuol dire? Che l'immagine della funzione non è AB. Ma non è possibile, perché F andava da B su CD, F a meno 1 andava da CD su AB. E per costruzione, noi abbiamo chiamato CD l'immagine di F. Allora, nel momento in cui abbiamo detto che CD è l'immagine di F, la immagine di CD tramite F a meno 1 deve essere AB. Ok? Cioè, in poche parole, cosa sto dicendo? Sto dicendo che se nella funzione immersa qua ci sta un buco, ci sta un salto, vuol dire che nel dominio della funzione diretta, nel dominio della funzione diretta ci stava un buco. Ma noi sappiamo che nel dominio non c'era nessun buco. No, no, a parte che era continuo. Nel dominio, il dominio era tutto a B. È chiaro? La continuità ci è servita per questi, la continuità e la monotonia ci sono servite per questi discorsi qua. Ok, e quindi anche F a meno 1 è per forza continuo. Perché ripeto, le uniche, essendo monotone, le uniche discontinuità che può avere sono discontinuità a salto. Una volta che prende una discontinuità a salto, ci fosse veramente una discontinuità a salto, vuol dire che nel dominio di partenza ci sta un buco, non è possibile. Il dominio, cioè, non è a tutto a B. Oh, un'ultima cosa che voglio vedere, poi facciamo, penso, pausa, perché siamo andati un po' oltre la pausa. Comunque, l'ultima cosa che voglio vedere, il teorema quindi è finito. Voglio farvi vedere, allora, esempio, allora prendiamo ad esempio questa funzione qua, f di x uguale a
diciamo, allora mettiamo x, se x è minore o uguale di 0, diciamo compreso tra 0 e 1, e 2 meno x se x è compreso tra 1 e 2. Dobbiamo vedere se è continuo. No, questa non è continua. Se x è maggiore di 1, scusate, minore di 2. Ora andiamo a vedere come è fatta questa funzione. Questa funzione in totale è definita per x compreso tra 0 e 2. Non posso fare l'intervallo chiuso perché altrimenti dovrei fare un esempio più complicato per motivi topologici. Comunque l'intervallo è semiaperto, ok? Allora la funzione come fa? Qua sale da 0 a 1, qui assume, qua mettiamo, scusate, 3 meno x, se no era continuo, andava bene. Allora qua scende da 2, qua vale 1, qua scende da 2, di nuovo a valore 1. Il grafico della funzione è fatto così. Attenzione, gli estremi ci sono solo dove li ho segnati col puntino. Allora vedete il limite della sinistra, perché diciamo nel punto 1 la funzione vale x, cioè vale 1. Qui quando mi avvicino a 1 da destra la funzione, x che tende a 1 da destra ovviamente tende a 2, per x che tende a 2 da sinistra tende a 1. Qua, ripeto, non ci ho potuto mettere l'uguale, perché se ci metto l'uguale la funzione non è più invertibile perché assume il valore 1, ok? Adesso se andate, però scusate, prendete ancora la funzione che vale di nuovo x per x compreso tra 2 e 3. Okay. Quindi praticamente avete preso la funzione x e avete girato un pezzo di grafico così. Adesso questa funzione è continua? No, ci sono due punti di discontinuità. Come vedete, in 1 la funzione vale 1, in 2 la funzione vale 2. E però se faccio il limite a sinistra vale 1, se faccio il limite a destra qua vale 2. Qui al contrario, se faccio il limite da destra vale 2, se faccio il limite da sinistra vale 2. Quindi il limite della funzione nel punto non esiste. E quindi tuttavia qual è l'immagine? Qual è l'immagine di questo, della mia funzione? La mia funzione è definita sull'intervallo 0,3, è invertibile. Se andate a fare adesso a prendere le rette verticali, vedete che ogni retta verticale interseca il grafico della funzione in un punto, perché è una funzione, e diciamo se prendete adesso le rette orizzontali vedete che anche le rette orizzontali intersecano il grafico della funzione in un solo punto, che vuol dire che anche la funzione immersa è definita.
se voi, insomma, se girate questo grafico, la funzione immersa tra l'altro è la funzione stessa. Provate a fare la funzione immersa di questi. Fate il disegnino sul quaderno, girate dall'altra parte, guardate in trasparenza, scambiando x e y, viene esattamente lo stesso grafico. Allora, questa è una funzione definita su 0,3. Quindi, vedete, ho riparato il problema topologico che non era definita su un intervallo, diciamo, l'ho definita su un intervallo chiuso. È definita, è invertibile, ma non è così. In questo caso non è neanche monotona, qua sale, qua scende, qua sale. Però vedete, quando io ho detto una funzione continua e invertibile tra due intervalli, insomma, continua e invertibile, definita su un intervallo chiuso, deve essere per forza monotona. Se ci tolgo continua, questa è definita su un intervallo chiuso, l'immagine è un intervallo chiuso, nonostante la funzione non sia continua, l'immagine è proprio esattamente 0,3, la funzione immersa c'è, ma non è continua. Quindi se ci tolgo l'ipotesi di continuità, il teorema non vale più. Quindi, ripeto, cosa abbiamo dimostrato stamattina? Abbiamo dimostrato che se noi prendiamo una funzione continua definita su un intervallo chiuso, innanzitutto questa è invertibile se e solo se è strettamente monotona, e inoltre che quando andiamo a prendere l'immersa, questa immersa è ancora continua. Se però tolgo l'ipotesi di continuità, diciamo, il teorema non vale più, perché se prendo una funzione definita su un intervallo chiuso che ha per immagine un intervallo chiuso, questa è invertibile e non è strettamente monotona. Questo è un esempio per far vedere che se io tolgo l'ipotesi di continuità dal teorema, cioè io ho detto prendiamo, a priori ho detto la funzione è continua, allora ho detto è invertibile se solo se è strettamente monotona. Quella premessa ci vuole, questa funzione è invertibile ma non è strettamente monotona, quindi non vale se solo se, se solo se vale solo nell'ambito delle funzioni continue, è chiaro? Mo' è chiaro, no? Quindi questo è un esempio in cui effettivamente non è continua lei, non è continua la funzione immersa, non è monotona lei, non è monotona la funzione immersa, però la funzione è invertibile. Ok, pausa.